salto definito? Sì, è definito, adesso i tempi vedremo, perché è necessario che l'avvocato Bardelli faccia quello che deve fare formalmente per poter svolgere quel ruolo, di fatto cedere le quote della società. Per Guido è una scelta di vita, avendo sostanzialmente la mia età e volendo fare in questa fase della sua vita un'esperienza diversa, quindi farà formalmente tutto per bene. Adesso che ci voglia una settimana o due non lo so, vediamo, però la scelta è quella, come l'altra scelta è quella di mettere Barberis a capo di gabinetto. Cristian Malangone, lo sapete, ha gestito con tanta buona volontà ma anche con tanta fatica i due ruoli e adesso è giunto il momento di dare invece un ruolo operativo al capo di gabinetto. Penso che Barberis lo possa fare molto bene. Da parte del PD ha già espresso delle critiche sulla scelta. Io ho scelto in base a due concetti. Il primo è la competenza, il secondo è l'etica. E chiunque conosce Bardelli sa che è molto competente oggettivamente in una materia che è sufficientemente tecnica e in quest'ultima fase lo è diventata ancora di più. Anche le indagini della Procura aggiungono complessità nel rispetto del lavoro ovviamente della Procura. E dal punto di vista dell'etica, chiunque a Milano, essendo che a Milano Guido è molto conosciuto, sa che è una persona che è indiscutibile dal punto di vista etico, per cui io posso capire che qualcuno non sia d'accordo con l'idea, però i principi che governano le relazioni politiche sono molto chiari, nel senso che il sindaco sceglie degli assessori e di fatto questo è un atto fiduciario. I partiti fanno una cosa diversa, esprimono la loro fiducia nei confronti del sindaco, che possono esprimere o meno, ma io rispetto i partiti, in particolare il PD, qualunque cosa decida di fare, allora lo rispetto perché evidentemente è nel suo ruolo ed è il partito di riferimento per me e chiedo rispetto per le mie scelte. Manca non molto, perché poi alla fine, tenendo conto che poi c'è sempre più o meno un semestre bianco in cui si fa fatica a far tutto, diciamo che mancano 2 anni e mezzo. Non volevo, in un momento così, in un ruolo così delicato, in un momento in cui bisogna accelerare, mettere una persona con poca esperienza, magari con tanta buona volontà, magari con anche visione politica, ma considero questo assessorato un assessorato molto tecnico. C'è chi ha parlato anche di conflitto di interesse. No, quello non sarà possibile perché, ripeto, lo faremo solo nel momento in cui lui avrà ceduto tutte le sue quote, quindi non sarà nessun conflitto di interesse. Se poi ci riferiamo al passato, sarebbe come dire che io non posso lavorare con Telecom Italia perché sono stato in Telecom Italia. Quindi no, quello io mi sento di escluderlo radicalmente. Guido lo farà e darà visibilità a quello che fa. Quale missione ha indicato al Bardelli? Cioè, quali sono i compiti da qui a fine mandato che vorrebbe che realizzasse o che contribuisse? È evidente che, diciamo, da un lato c'è la continua gestione delle nostre case di edilizia popolare, ma quello oggettivamente lo può fare molto la macchina amministrativa a fronte di poi di fondi a disposizione. Quello che lui dovrà fare invece è qualcosa anche di un po' diverso, ovviamente dovrà seguire anche questo, ma come tutti noi sappiamo, come voi scrivete sempre, a Milano c'è una mancanza di abitazione a prezzo basso che vanno a quella fascia di popolazione che sta un po' più in su rispetto a chi cerca residenza in una casa popolare. Ora, è chiaro che è un ruolo che fa molto il privato, però dobbiamo valutare velocemente quello che possiamo fare anche noi come pubblico. Possiamo immaginare qualche forma di partnership con privati, possiamo immaginare di fare noi case. Allora, ripeto, la mia preoccupazione è, siccome questo alla fine è, credo, non solo per la mia opinione, il problema numero uno, ho provato e sto provando una via per dare una spinta forte. Io credo che sia veramente il problema numero uno, perché
Sul problema diciamo, dell'ambiente e della mobilità non è che non è una questione, ma lì è molto indirizzato, lì si tratta di andare avanti rispetto a un'idea e un progetto già costruito. Il tema della sicurezza è un tema che c'è sempre stato, ci sarà, in cui le responsabilità sono plurime e in cui si cercherà di fare quel che si potrà fare. Il tema della casa oggi non è sufficientemente indirizzato, quindi avevo bisogno di una persona di un grande profilo.